Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Il 20% degli studenti italiani, cioè solo un ragazzo su cinque, ha ammesso di aver scelto la meta della gita scolastica di quest'anno condizionato dai fatti di attualità. È quanto emerge da un'indagine di scuola.net, secondo cui chi è in viaggio in questi giorni è già tornato, sta per partire con i professori, lo ha fatto pensando agli attentati. Ecco perché il 70% ha preferito l'Italia. Degli intervistati solo l'1% ha optato per la capitale francese. A influenzare le decisioni degli istituti è anche il mezzo di trasporto. Il 59% degli studenti opta per l'autobus. Cosa ne pensa? Io sono d'accordo di lasciare andare mio figlio anche per una gita fuori d'Italia, perché comunque se deve succedere qualche cosa non è detto che deve succedere per forza ancora a Parigi, può succedere in qualsiasi parte del mondo. Ed è chiaro che la Francia e il Belgio sono per... Da parte mia sono i due paesi secondo me più pericolosi in questo momento, perché ci sono dei problemi politici che sono legati tra il governo francese e l'ISIS, più che se mio figlio andasse in Italia, perché l'Italia comunque, per tanto che si dica, è un paese, lo ritengo abbastanza tranquillo, anche Roma, anche perché comunque Roma è una città molto sorvegliata. Quello che è successo in Francia forse è stata una mancanza dei servizi segreti francesi, che non sono stati abbastanza veloci a percepire quello che sarebbe potuto succedere lì a poco praticamente. Quindi da parte mia, se mio figlio mi chiedesse posso andare in Francia a Parigi con la scuola, io lo lascerei andare, non ho problemi. Sicuramente sì, ho fatto l'insegnante per tanti anni e credo nel gita scolastico come un momento di comunione e di formazione, per cui non sono d'accordo su questo nuovo sistema di spaventare i ragazzi. Perché è una cosa che non va bene, insomma. Gli attentati ci sono, il destino è quello che è, però io non vorrei mortificare la gita scolastica come un momento di formazione per il ragazzo, ecco. Sì, lo lascerei andare. Come mai? Perché spero che ci siano delle norme di sicurezza che rispettino gli autisti e le... Lei sta parlando dell'incidente delle ragazze o dell'attentato? Degli attentati. Degli attentati. Beh, lo lascerei andare comunque, non ci si può fermare. Anche nei paesi colpiti dagli attentati, quindi la capitale francese? Certo, certo. E invece per quanto riguarda i mezzi di trasporto, l'autobus secondo lei è davvero il mezzo più sicuro? No, non è il mezzo più sicuro, ci vorrebbero dei controlli maggiori sugli autisti, sui turni, sulla gestione del servizio di trasporto. Secondo me no, per mio conto il mezzo più sicuro rimane il treno, perché comunque il treno è difficile, comunque sì, può anche succedere un incidente ferroviario, però gli autobus ultimamente si nota, cioè si vede che un autobus si rovescia, un autista guida col telefonino mentre sta guidando, manda i messaggini e magari chat con le chat, mentre il treno secondo me lo ritengo molto più sicuro. Il treno o anche l'aereo, perché io viaggio spesso, ho tre case all'estero, quindi sono sempre in giro per l'aereo, con l'aereo, ma io sono tranquillissimo. Se deve succedere, deve succedere. Cioè, per me è un destino, quindi non è una cosa che è legata, secondo me, all'autobus, al treno o all'aereo.